Quello che sappiamo è che il dottor Luther con tre fili di seta cucirà la ferita che sanguinava dal cuore di Harry, che sopravviverà. E loro non lo sapevano, ma quello ha segnato l'inizio della cardiochirurgia, perché è questa la medicina, un impulso vecchio quanto il cuore dell'uomo. Far guarire si lega al bisogno di veder guarire le persone che amiamo. È un gesto d'amore ed è di questo che non ci dobbiamo dimenticare quando siamo malati. La cartella clinica umanizzata è un progetto, come dice la stessa parola, che prevede l'inserimento in cartella clinica della storia personale del paziente per ricordarci che le patologie, le malattie sono astrazioni. Nel concreto delle corsie esistono le persone, i malati, non le malattie. Essere riconosciuti come persona è fondamentale nel percorso terapeutico, è determinante. E l'alleanza tra medico e paziente, vogliamo ricordare che è un'alleanza tra persone, tra esseri umani che riescono a mantenere, aggrappandosi l'uno all'altro, promesse difficili da mantenere anche per la scienza. È un progetto sostenuto dal CNR, dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri, dall'Associazione Nazionale Medici di Direzioni Ospedaliere e dall'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani. Un progetto che sarà in tour in oltre 50 ospedali italiani, inclusi pediatrici, per un triennio a partire da questo 2016. E un ringraziamento particolare va all'Esercito Italiano per il supporto che ha dato a questa giornata, che è una giornata di presentazione del tour nazionale e di sperimentazione che vedrete applicato negli ospedali nei prossimi anni. L'Esercito sostiene questo progetto già da qualche anno, molto felice di partecipare a questo progetto. L'Associazione Medica Ospedaliera è stata ben lieta di aiutare con questo progetto, un progetto vero, un progetto dove al centro è la persona in tutti i sensi, non è solo il malato, ma è lui solo, la persona che sta con noi. Quindi sicuramente è un progetto che sarà portato in tutta Italia e penso che sia un progetto che può essere di natura anche internazionale, perché anche in altre parti del mondo dovrebbe arrivare questo, perlomeno europee sicuramente. E quindi noi ci auguriamo che questo progetto vada avanti sempre nel meglio e con l'aiuto insomma di tutti riusciremo forse ad arrivare a un bel obiettivo che ci siamo posti, a questo bello obiettivo che ci siamo posti, quello di umanizzare una cartella clinica per la prima volta, e questa è una cosa fondamentale.